tutti! Tempo fa in un video vi avevo fatto vedere dei pompon che stavo realizzando per una mantellina e mi avevate detto che vi erano piaciuti, poi non avevo più fatto il video e adesso eccomi qui con appunto il video per farli. Sto utilizzando una lana che è un po' particolare e ve l'avevo anche anticipato nel video perché si tratta di questa lana che è un po' pelosa, come dire, ha questi diciamo peletti in più e quindi quando andremo a tagliare poi per dare la forma al pompon vedremo svolazzare un po' di peletti ovunque, però vi assicuro che il risultato è carinissimo. Infatti, sto preferendo di gran lunga questo tipo di lana rispetto a quella normale, anche per fare i pomponi in generale, perché vengono belli compatti. Quindi ora vi faccio vedere esattamente come sto facendo questi pompon, così continuo a realizzarli perché appunto mi servono e nello stesso tempo insegno anche a voi a farli alla stessa maniera mia, che poi si tratta di un procedimento che si utilizza già da tantissimo tempo e che ho visto fare tantissime volte perché è il metodo con la forchetta. Prima di tutto libero un po' di lana dal gomitolo, così quando tirerò non avrò l'impiccio del gomitolo. E poi prendo la lana in questo modo, la blocco qui giù, la passo qui e qui, così do una prima, diciamo un primo fermo alla lana ed incomincio a girare così. In tutto girerò 50 volte perché così farò tutti i pompon della stessa dimensione, perché in questo caso mi servono appunto della stessa dimensione. E quindi ho pensato di trovare un numero e basarmi su quel numero per tutti quanti. E adesso vi faccio vedere un pochino cosa succederà quando arriveremo a 50 giri. Ok, ci troviamo di fronte a questa situazione. C'è il filo qua, il filo che ho bloccato, che ho continuato a tenere bloccato, ma in fondo non serviva più perché appunto l'avevo fermato in quel modo. E poi questo filo che va tagliato, che è quello appunto che ancora unisce la lana al gomitolo. Perfetto. La forchetta apparirà quindi in questo modo. E ora faccio subito il pezzettino di lana che serve. Siccome questi pompon penderanno, taglio un filo un pochino più lungo e diciamo di circa 10 cm, 12, ma potete farlo anche più piccolo, più corto, e passo un capo, quindi un'estremità di questo filo, qui nella parte centrale della forchetta e lo porto su qui. Non considerate questi due pezzetti, ma semplicemente questo che adesso stringo forte e quindi annodo nella parte centrale, così come se stessimo facendo un fiocco praticamente, con queste due parti che sono quelle del fiocco e questo che sto cercando di chiudere. Ok, l'ho fermato bene e adesso porto via tutto, stringo forte forte nel centro di questo piccolo tondino che è uscito e faccio un nodino. Ecco qua. A questo punto, per evitare che tutti questi fili ci confondano le idee, taglio qui e qui. Ci troviamo davanti a questa situazione con questa parte del pompon che va tagliata, perché sarà proprio quella che si aprirà e farà quindi uscire tutti i pezzettini di lana che compongono il pompon. Vi faccio vedere come. Con la forbicetta troviamo un punto ed incominciamo ad inserirla dentro, così, e a tagliare tutto il bordino laterale che ci troviamo davanti. Guardate. E continuiamo così finché non lo tagliamo tutto. Tagliando quindi la parte che fa da bordino a tutto quello che abbiamo fatto con la forchetta, viene fuori il pompon. Praticamente adesso abbiamo già il pompon, solo che ha una forma un poco disordinata. E così lo andiamo a sistemare un pochino, dandogli la classica forma tondeggiante. E per fare questo basterà tagliare nei punti dove ci sembra che non abbia la forma di un pompon, quindi che non sia bello rotondo. Siamo noi a scegliere più o meno che forma fargli. Come vi dicevo, questa lana lascia molti pelucchi, però vedete che il pompon viene bello cicciottello. Ed eccolo qua, il pompon è pronto e quindi con 6
Semplici passaggi di lana tra la forchetta, diciamo tra le punte della forchetta e qualche taglio qui e lì, abbiamo fatto un pompon carino che si va ad aggiungere a questi altri che ho già preparato. E spero che questo metodo per realizzare i pompon vi sia piaciuto e che vi possa essere utile. E voi come li realizzate di solito, con il metodo tradizionale oppure con la forchetta? E fatemi sapere appunto come li fate, che cosa ne pensate e se qualcosa non vi è stato chiaro relativamente a qualche passaggio che ho fatto e che magari vi è sfuggito, fatemelo sapere così ve lo faccio vedere di nuovo o ve lo spiego. E noi ci rivediamo prestissimo in un nuovo video e vi mando un bacione. Ciao!